qua di nuovo insieme a SOS Casa. Questo è il luogo dove potete lanciare il vostro allarme e sono molti quelli che ci arrivano ovviamente con le vostre segnalazioni perché come ogni martedì in compagnia dell'ANACI parliamo delle problematiche legate alla vita in condominio, problematiche che stiamo un po' scoprendo tutti quanti prima o poi abbiamo magari vissuto questa situazione, moltissime persone, forse la maggior parte delle persone vive proprio in condominio e quindi l'ANACI arriva a parlare con noi, a raccontarci ogni giorno delle cose differenti attraverso alcuni approfondimenti e poi soprattutto a rispondere alle vostre mail che arrivano a soscasa@adachannel.it così come anche all'ANACI direttamente. Oggi con noi Andrea Garbo, salve. Buongiorno. E bentornato. Ormai è diventato, lo è un po' stato fin dall'inizio, però sono veramente un martedì di fuoco ogni volta perché scopriamo proprio tassello dopo tassello il grande mosaico della vita condominiale che per voi amministratori è una montagna chiaramente di scartoffi e di burocrazia da conoscere, da approfondire e da aggiornare. Oltre a tutto questo, quindi una grande documentazione, un grande apparato di cui dovete avere chiaramente la gestione, c'è anche poi tutto l'aspetto umano invece, no? Certo. Nel condominio, quindi questi due mondi si incontrano, si scontrano, ma per fortuna la maggior parte delle volte convivono, certo, insomma, creando tanti aspetti da affrontare. Allora, nella prima parte del nostro incontro di quest'oggi volevo un po' chiederle se riusciamo ad approfondire una problematica di cui noi per la verità stiamo davvero parlando tanto, ma chiaramente ne parliamo in maniera un po' frammentata in tutte le varie rubriche di informazione che abbiamo nei nostri e nei nostri telegiornali. Mi sto riferendo alle agevolazioni fiscali, si fa un gran parlare di detrazioni, chiaramente tutti quanti cercano di goderne il più possibile a seconda delle disponibilità che vengono messe in campo di volta in volta, quindi volevo chiederle se riusciamo un po' ad aggiornarci per quello che è il fronte appunto del condominio e degli amministratori di condominio. Allora, quando intanto le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono in essere fin dal 1997, con varie formule, con varie percentuali. Poi c'è stato un momento nel quale l'ultimo governo aveva dato un taglio netto a tutte queste agevolazioni andando a far terminare quelle legate al risparmio energetico del 55% al 31-12-2012 come scadenza ultima e andando di fatto a limitare moltissimo l'accessibilità alla detraibilità del 36% che era quella inizialmente del 41% legato al decreto legge del 1997 e andandola a rendere difficilmente accessibile dai più. Questo perché c'è stato un momento in cui la norma prevedeva un limite di reddito molto basso per potervi accedere. Poi improvvisamente è arrivato l'ultimo decreto. L'ultimo decreto che è stato pubblicato in Gazzetta ed è il decreto legge numero 83 del 22/6/2012 che di fatto ha semplificato la vita a tutti. Dico a tutti perché improvvisamente la detraibilità sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio a scadenza al 30 giugno del 2013 e in più è passata dal 36 al 50%. Posso dire che improvvisamente vale la pena di mettere in cantiere tutte le opere possibili e immaginabili che noi possiamo fare in funzione delle nostre tasche. Anche perché nonostante ci sia una rateazione di 10 anni per potersi consentire questa detraibilità, se io spendo 5.000 euro, 2.500 euro puliti mi tornano nelle tasche. Quindi vuol dire che se io ho sostituito la mia caldaia, adesso dopo faremo i distinguo sulla caldaia, sì. E ho speso 5.000 euro, in realtà ne sto spendendo 2.500. Ne anticipo 5.000 ma poi me ne porto a casa
2.500. Questo per quanto riguarda in forma generale le detrazioni. Prego. Tutte le formule, cioè tutte le cifre investite prevedono un rientro in 10 anni oppure è un fino a un massimo di 10 anni? Lei parlava della rateazione in 10 anni. Allora, abbiamo un limite imponibile. Il limite imponibile è passato, ve lo dico subito, per ciascun soggetto è passato in ragione d'anno per 96.000 euro. Quindi io spendo 96.000 euro, fino a 96.000 ne porto a casa il 50% in 10 anni. Comunque, credo siano rimaste in piedi le agevolazioni legate alle persone oltre i 75 anni di età che, se non vado errato, non me lo ricordo bene, vanno a detrarsele in 5 anni. Se superano gli 80 anni diventano 3. Ma questo non l'ho ancora letto, quindi non so esservi così preciso. No, ma va bene, ma insomma, era per avere un'idea, più o meno dovrebbe essere quella, diciamo, il tempo di recupero di questo tipo. La tipologia delle opere è la più vasta e la più ampia, perché andando a leggere quelle che sono le limitazioni, direi che quasi quasi non ce ne sono più, a meno che non parliamo di, come si può dire, di innovazioni voluttuarie. Io non credo di potermi detrarre la spesa della piscina, ma in questo momento, per dare corso il più possibile a un rilancio economico in un patrimonio edilizio dove non si può più fare nuovo perché nessuno compra più e il mercato non si capisce più bene che cos'è, il mercato immobiliare, l'intervento di ristrutturazione può essere un volano che genera ancora occupazione. Quindi non mettiamoci dei limiti, andiamo a vedere di volta in volta quello che devo fare se se per caso posso detrarmelo. E però appunto stava dicendo, le tipologie di intervento sono le più varie. Sì. Aveva fatto un esempio con la caldaia poco fa. La caldaia rientra, oltre che negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche in tutte quelle opere che sono soggette a risparmio energetico. Risparmio energetico. Quindi, ultimissima novità, successiva, ma comunque ricompresa in questo decreto legge, come approvazione, andiamo al 55%, sempre con limite 30 giugno 2013 nella sua fattibilità e detraibilità in anni 10. Però con tutta una semplificazione amministrativa che la rende di facile accesso, ovvero prima la detraibilità del 55% doveva necessariamente presentare un progetto, mi riferisco al cambio della caldaia, in cui si andava a dimostrare il risparmio, in cui si andava a dimostrare che l'abbattimento, faccio sempre l'esempio della centrale termica condominiale, perché nel caso di centrale termica personale la detraibilità del 55% era di facile accesso, però comunque dovevo presentare una serie di documentazioni che oggi viene un po' smussata da questo decreto legge, per cui di fatto io pago con bonifico bancario. C'è un codice specifico per questa tipologia di detraibilità che è diverso dalla detraibilità del 50%, quindi bisogna stare attenti a quello che il bonifico dice. Prevede, e automaticamente io posso mettermi in detrazione l'importo di spesa. Quindi, dicevamo, gli ambiti principali sono due, talvolta magari si incroceranno, però stiamo parlando delle ristrutturazioni e dell'ambito invece del risparmio energetico. Quindi ristrutturazioni significano tutti gli interventi che vanno a toccare la struttura appunto dell'edificio. Nel caso e anche l'impiantistica. E l'impiantistica, perfetto. E forse è sull'impiantistica anche che andiamo a toccare il risparmio energetico. Certo, io vi faccio un esempio. In un condominio dove era difficile, c'erano pareri contrastanti per cambiare l'impianto di antenna da un vecchio impianto satellitare tradizionale a sostituire l'attuale cavo con la fibra ottica che comportava la risoluzione di determinati problemi. Con l'applicazione di questo, ok, facciamolo. Perché così prima non era ricompreso, adesso è ricompreso. Infatti gli impianti di antenna comune in sostituzione di quelli privati o riparazione o sostituzione sono detraibili. Mi fa venire in mente di fare una piccola parentesi. In quanti condomini sta succedendo questo? Con il cambio che c'è stato nel mondo della trasmissione televisiva,
Dipende. Quanti sono quelli che chiedono, per favore, aggiustate l'antenna, sistemate l'antenna, sistemate i cavi? Penso che sia una cosa molto diffusa. Beh, le dirò, Padova comunque è sempre stata una città dove l'impianto centralizzato di fatto esiste. Certo, esiste. Per cui gli impianti sono sempre stati, proprio perché in comune, e quindi a disposizione di tutti, pertanto se io non vedo devo vedere, sì, sono sempre stati abbastanza aggiornati. Accurati. Anche poi nell'ambito del satellitare. Adesso c'è la fibra ottica viene richiesta intanto laddove è possibile, perché non sempre si riesce a farla passare dappertutto, però è abbastanza semplice. E poi c'è una problematica legata al suo costo, che comunque si sta abbassando, ma ha un certo costo di intervento che non tutti vogliono digerire. Finché l'impianto tiene, Tiene quello tradizionale. Oggi i bouquet, come si chiamano, gli satellitari, sì, sono sempre bouquet, più complessi. E quindi ogni tanto non vedo perché dovresti aggiornarti il decoder non è più aggiornabile, sostituisci l'impianto, lì arriva la sostituzione. Alla novità. Un esempietto, no? Quanto potrà costare in una... 36 unità immobiliari, 6.000 euro finito, compreso di abbonamento gratuito a tutti i condomini per il primo anno a Sky. 6.000 euro? Di cui 2.000 di fibra ottica, 2.000 di manodopera e 2.000 di decoder. Ma in tutto? In tutto. Cioè la spesa totale? Non è, non stiamo parlando diciamo di che una stiamo spesa folle. No, stiamo ragionando comunque, 6.000 diviso 36 fa meno di 200 euro l'unità immobiliare, che è, guarda caso, il prezzo che se io singolo vado più a dirvi installamelo, certo. Sì, 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 sono insomma, lì. Più o meno siamo lì, quindi insomma assolutamente fattibile, no, perché stavo pensando insomma soprattutto tanti magari anziani che stanno, hanno fatto una difficoltà mostruosa nell'ultimo anno e mezzo a cercare di vedere, di trovare tutti i canali della televisione e ancora hanno dei problemi per qualcosa, insomma anche questo può essere un aiuto. Va bene, ci fermiamo qui, ma è solo la fine della prima parte, quindi rimanete con noi a SOS Casa. Oggi ospite è la NACI, nella figura però di Andrea Garbo, e tra poco continueremo a parlare di problemi legati alla vita in condominio. Andiamo subito di corsa a leggere le mail. Andrea Garbo non ha avuto, ve lo dico, il tempo neanche di vederle. Quindi andiamo veramente alla cieca. Noi sappiamo che possiamo attingere al suo pozzo di conoscenza e quindi andiamo veramente un po' random attraverso il mondo di mail. Oggi sono mail che hanno per protagonisti tantissimi gatti. La vita degli animali, dei nostri amici animali in condominio è preziosissima per alcuni, per i proprietari o per coloro che sono più abitualmente tolleranti, ma ogni tanto no, provocano un po' di certo. problematiche. Oggi tanti gatti e anche un cane di grande taglia in un condominio dove si dice che ci può stare solo la piccola taglia, ma andiamo un po' per ordine. Prima vediamo un paio di altre questioni, una forse abbastanza tutto sommato purtroppo insomma di conoscenza abituale, insomma ci scrive Maria da Rovigo, ci dice che è caduto un pezzo di cemento, insomma di strutturale dal terrazzo, per fortuna non ha fatto danni, quindi dobbiamo immaginare che sia caduto a terra, ma le condizioni del terrazzo in realtà sono pessime e lei è inquilina. Perché ci chiede, devo chiedere al proprietario di correre ai ripari per questo, ma se lui si rifiuta e capita di nuovo, magari lei teme con danni per le persone o le cose come auto parcheggiate, chi dovrà pagare questi danni? E si porta avanti Maria giustamente, se mi chiederà di condividere le spese, io mi posso rifiutare? Questione. Allora, al conduttore consiglio di scrivere al proprietario dicendo... prendo atto, ho verificato che un pezzo di cornicione, un pezzo di intonaco si è staccato dal poggiolo di proprietà, di sua proprietà, punto. L'avviso per le responsabilità che questo può avere, sia di carattere civile che di carattere penale. Fatto questo, per me il conduttore è a posto, non deve fare nient'altro, perché non è un suo onere provvedere alla messa in sicurezza di
di un bene di cui non è proprietario, di un bene immobile di cui non è proprietario. Il proprietario deve mettere in sicurezza. Io quando dico deve, lo dico perché se fossi il proprietario non posso disinteressarmi di questo. Certo. Il poggiolo è di proprietà. Nel merito della spesa, se l'intonaco caduto è legato al parapetto, quindi al frontale del poggiolo, posso andare in condominio e dire ho riparato, ma era una spesa legata al condominio, ma solo relativamente alla ritinteggiatura del frontale, perché di fatto il poggiolo è del proprietario dell'immobile. Sì. Quindi nel momento in cui la signora scrive al proprietario e lo informa, dal punto di vista giuridico secondo me è perfettamente in ordine. Allora, no, il proprietario dovrà, pena, insomma, effettivamente, certo, come dice lei, il caso che ci siano rischi, danni per qualcuno o qualcosa, pena pagare quello che dovrà. Lei teme appunto che le chieda di condividere le spese? No, non ha il diritto. Non è tenuta. Ricordo sempre che i rapporti tra proprietario e conduttore sono rapporti personali al di là della contrattualità, ovvero laddove non si dice niente, il contratto di locazione, le leggi sulla locazione non obbligano il conduttore a partecipare a questo tipo di spese. Poi, da quello che ha detto lei, si capisce che se per i rapporti, mantenere quieti i rapporti, ci può essere un concorso, diciamo, nella spesa, allora questo però starà a lei, ma non è tenuta a farlo. No. Questa era la risposta per Maria da Rovigo. Poi ci scrive una studentessa, avevo detto dei gatti e dei cani, ma adesso ci arriviamo. Prima c'erano questi due casi, così, insomma, questo è abbastanza usuale, questo invece è per me molto particolare. È una mail lunghissima, io cerco di riassumerla. Allora, abito in un condominio al terzo piano e da un mese circa sto avendo dei problemi con le badanti di una signora anziana che abita sopra di me, appunto al quarto piano. Le badanti, poi più avanti dice sono due, non so se si alternino o insomma lavorano insieme, le badanti hanno acquistato un tapis roulant e continuano a utilizzarlo quasi ogni giorno per 2 ore piene senza interruzione. Saranno badanti super in forma, super gym. Di solito lo utilizzano dalle 16 alle 18 o dalle 17 alle 19. Fa sorridere, ma questa povera ragazza perché si è presa gli orari giusti? Perché dice io sono una studentessa e il pomeriggio ho la necessità di studiare e il rumore di questo strumento sopra la testa non me lo permette. Ho provato a parlare con loro, non ho ottenuto alcun risultato e insomma queste continuano a fare questa cosa. Dice se proprio vogliono fare palestra che si prendessero un altro attrezzo non rumoroso come una cicletta. Vabbè, insomma, una situazione assolutamente incresciosa. C'è il fatto che la signora, che io credo sia proprietaria della casa, a questo punto la signora è molto anziana e questa ragazza ci chiede che cosa può fare. Battaglia contro il tapis roulant. Anche qui sempre il dialogo in primis. Capisco la difficoltà. Se la signora avesse scritto o questa ragazza avesse scritto sono al nono piano, probabilmente saprei nome, cognome e indirizzo. Allora, l'ha già sentita questa storia. Qui si entra nel territorio in cui l'intervento anche dal punto di vista giuridico non è semplice. Però io cerco di parlare con la proprietaria dell'immobile. La proprietaria dell'immobile, se ha la badante, non è detto che sia in grado di intendere e volere così come noi lo concepiamo. Sì. Ovvero, meglio che ci sia anche la badante, o in questo caso le badanti, però due badanti sono un bel lusso. Perché ci devo parlare, devono capire che sotto c'è qualcun altro. Forse loro non lo comprendono. Allora, forse parlando in maniera chiara, inequivocabile, portandole anche sotto a sentire il rumore che fa l'uso, cioè che ne deriva dall'uso di questo strumento, sicuramente dovrebbero capire. Con le maniere dure, attenzione, perché dopo si entra in un meccanismo di scontro per cui non so nemmeno bene io dove si possa andare a finire. Lo dico perché spesso queste badanti, queste signore, queste ragazze vivono l'appartamento senza considerare che intorno c'è qualcuno che potrebbe sentire rumori. Una volta avuto il dialogo,
non ottengo nulla, ricordo sempre la questione delle emissioni. Allora, le emissioni devono essere verificate, bisogna prendere un fonometro e far capire che queste emissioni sono nocive per l'utilizzo della mia unità immobiliare. Esiste una norma specifica che mi consente di andare, credo inizialmente, dal giudice di pace. Oggi però c'è il meccanismo della conciliazione, perciò devo chiamare la proprietà a conciliare. Allora, penso, porto una signora di 80 anni a conciliare nell'istituto di conciliazione, non ce la farò mai. Cerco di parlare con la proprietà o con gli eredi, ma parlo anche con i dante causa, che forse capiscono. Perché non sembra, ma magari spiegandosi. Magari dicendogli andiamo da un giudice di pace, può darsi che forse si ottenga qualcosa in questo caso. Allora, dicevo degli animali, altrimenti ci scappa via tutto il tempo. Allora, la questione è questa. Regolamento di condominio dice che si permette di tenere solo cani di piccola taglia o altri animali domestici di piccola taglia. Volevo sapere se è legalmente possibile una cosa del genere. Chi ci scrive ci gira un po' intorno, poi alla fine viene fuori, ho letto che per legge possedere un animale domestico è un diritto inviolabile, non c'è alcun riferimento alla taglia. Qual è la questione? Ho acquistato un cane di taglia grande, ce l'ha già, che tutti i condomini adorano, tranne una. Il cane non abbaia mai, puliamo quando fai bisogno, un cane di razza, ma la mia vicina di casa lo detesta, odia gli animali e minaccia sempre di mettere in mezzo un avvocato appellandosi al regolamento di condominio. È proprio vero che non posso tenere il cane perché il regolamento condominiale vieta di tenere cani di taglia grande? Allora, confermo, il regolamento ha una clausola nulla in questo caso. Non ci può essere limitazione a un diritto reale, quindi, e anche soprattutto alla libertà. L'hanno scritto, ma non è vero? Non è, non si può. Allora, nel regolamento di condominio io posso indicare tutto ciò che voglio. Dopodiché ci sono delle clausole che sono consentite e delle clausole che, se opposte in giudizio, diventano nulle di fatto. Nel caso dell'animale, quindi di piccola taglia o di grande taglia, io posso tenere nella mia unità immobiliare l'animale che voglio. L'importante è che nel utilizzare la mia unità immobiliare, nell'occupare i beni comuni, non crei disturbo, non arrechi danno né al bene comune né ai terzi. Una volta che io ho rispettato queste semplici regole di buon senso, nessuno farà in modo che il mio animale possa essere allontanato, eliminato, non si può fare nulla. Attenzione, se il regolamento è contrattuale, quindi da me sottoscritto, e dove io ho scritto che lì posso tenere solo un cane di piccola taglia, posso comprendere che il mio vicino mi porta in causa e io ho sottoscritto quella clausola e il giudice potrebbe tenerne conto. Perciò attenzione ai regolamenti di condominio. Hanno un certo valore. Nel caso di specie la clausola dovrebbe essere ritenuta nulla perché lede un diritto. Speriamo che sia così e si può tenere anche un bovaro bernese se vuole. Sì signore, non c'è problema. Passiamo dai cani ai gatti velocissimi perché vedo che si è già accesa la luce. Allora sintetizzo sempre di più. Simone abita in un condominio, 6 piani, 2 interni, 2 scale. Racconta tutta la storia di ringhiere, di vicinanza tra balconi. Lui ha un gatto e fa bene ad avere un gatto, che però balza sul balcone della vicina. La vicina la prima volta ha sorriso, la seconda non ha sorriso per niente, dice che si spaventa un sacco e sta cominciando a intimidire la mamma e anche Simone perché hanno detto che se trovano ancora il gatto sul loro balcone lo buttano giù per il terrazzo, siamo ai piani alti, e insomma per quanto i gatti abbiano 9 vite, che fare? Cioè lui sta, scusi, ho dimenticato che sta facendo già, non ha finito, ma sta cercando di mettere tutti i reticoli per evitare che il gatto vada dall'altra parte. Bene, ecco, che tenga il gatto, che lo educhi il più possibile a non invadere la tua proprietà. Questo di fatto non è consentito. Questo non è consentito. Sì, ed è corretto anche, capisco, io i gatti li vedi, poverini, fanno quello che vogliono, certo. Sono agili, eccetera. Però attenzione, tenetelo in casa. Deve assolutamente mettere i reticoli e stare attentissimo. Sì. Mi raccomando, per la protezione del gatto e della sua tranquillità. Pensate al gatto. È finito il nostro tempo, grazie come sempre ad Andrea Garbo, le auguro una felicissima estate, ci rivediamo naturalmente il prima possibile a settembre, grazie a lei e alla NACI naturalmente per essere con noi ogni martedì e grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.